abbiamo un episodio anticipato. Non potevo aspettare. Me l'avete chiesto, grazie al cielo, volevo tanto farlo. Ciao a tutti ragazzi. Il microfono stavolta sembra funzionare. Scusate per lo scorso episodio, ma devo ancora capire come usare tutta questa attrezzatura assieme, OBS, microfono, volumi. È un po' uno schifo. Comunque sia, wow. Guardate tutti questi bug, man. Formalola. Aspettate che voglio vedere, ve lo faccio vedere. Sì, voglio fare una Alolan Magikarp. Di che tipo voglio farlo? Volante, ragazzi. Voglio fare un Magikarp di tipo volante e... Porca di quella puttana! Faremo un Magikarp che varrà qualcosa finalmente. Intanto, come voglio procedere? Come vi ho fatto già vedere, ho un sacco di forme Alola qui e pesci di Sun and Moon per usarli come referenze. Voglio capire come si comportano le forme Alola il più possibile, come nello scorso episodio non voglio comportarmi in modo troppo eccessivo, non voglio aggiungere cannoni o roba del genere e farlo diventare un Digimon soltanto perché siamo su internet. Non funziona così, secondo me. Si tratta di mega evoluzioni, si fa una cosa abbastanza uber o si cambiano molto le caratteristiche. Si tratta di forme Alola, cambiano le caratteristiche, ma non troppo. Comunque ragazzi, vediamo di dare a questo Magikarp una linea un po' più scattante. Io spero ancora che un giorno l'attacco Splash faccia qualcosa. Fa finire il gioco in un minuto, appena lo clicchi. Sarebbe figo. Comunque ragazzi, adesso vi lascio. Iniziamo. Vediamo dopo! Ed eccolo qua ragazzi, Magikarp forma di Alola, tipo volante. Come ho lavorato su questo Pokémon? Da come avete visto, ho preso ovviamente la base del Pokémon originale come riferimento. Non ho dovuto usare le altre referenze, il che mi ha stupito. È stato praticamente un cambio cromatico. Ho preferito usare le linee molto rigide dove erano più arrotondate e le linee arrotondate dove erano più rigide. Ho anche aggiunto questo occhio vispo per dare appunto al Pokémon un'aria più sveglia ed era questo il mio obiettivo, rendere questo Pokémon meno imbranato di come lo conosciamo e più sveglio. Gira tutto attorno a questo concetto. Ho giocato anche molto sulla leggenda che gira attorno a questo Pokémon, ovvero quello della carpa che risale la cascata per poi diventare un drago. Il che mi porta a pensare già a una potenziale evoluzione di questo Pokémon. Tornando al disegno, quindi ragazzi, linee più rigide, forma più longilinea, sguardo più sveglio, questo è Magikarp forma Alola. Che ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto. Mi raccomando, per il prossimo episodio commentate quello che volete vedere. Nel prossimo episodio stavo pensando di scegliere la categoria della fusione.
cerchiamo di fondere due Pokémon, non tre, non voglio incasinarmi già dai primi episodi. Sperimentiamo, divertiamoci. Quelle idee stupide, idee veramente fighe, fatte del vostro peggio, ragazzi. Quindi ancora grazie, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio e... Viva Magikarp! Ciao!